Buongiorno, buon caffè. Ascoltavo una bellissima riflessione di Don Giulio Maspero, lo trovate su IRDIS, la riflessione si chiama Sacrificio buono e sacrificio cattivo, in cui si sottolineava un aspetto molto importante che mi ha fatto riflettere per produrre un altro caffè che come sempre parla di vita e di professione. Si sottolineava come ognuno di noi ha sempre e comunque una divinità di riferimento, un Dio di riferimento, che in fin dei conti è il senso della vita. Quale che sia questo senso che noi diamo alla vita, possiamo chiamare questa finalità, questo scopo, Dio, perché è ciò che alla fine ci fa prendere decisioni, detta le nostre priorità. Ma faceva notare Don Giulio che ogni divinità impone, richiede i suoi sacrifici. Eh già, è proprio così, ogni divinità impone i suoi sacrifici. Quale che sia la finalità per la quale viviamo, siamo portati comunque a fare dei sacrifici. Prendiamo degli esempi banali, se volete, molto classici, da letteratura, da manuale potremmo quasi dire. La famiglia e il lavoro. Beh, se io decido che lo scopo della mia vita è la famiglia, farò determinate scelte, per esempio sul lavoro. Se io decido che lo scopo della mia vita è il lavoro, farò determinate scelte che alla fine impatteranno sulla mia famiglia. Banale, ma è bene puntualizzarlo. Questi banalmente fatti, veniamo adesso alla riflessione, al senso del caffè, che come sempre passa soprattutto attraverso delle domande. E le prime due domande sono inevitabilmente queste: qual è la mia divinità? E quali sono i sacrifici che offro a questa divinità per rimanere nei suoi favori? Cioè, quali sono i sacrifici che faccio per cercare di perseguire lo scopo che mi sono dato come definitivo, come finale? E che implicazioni hanno sugli altri? Che conseguenze hanno sugli altri? Che conseguenze hanno sul mio ambiente di lavoro? Oppure facciamo un passo avanti, scendiamo forse un po' di livello per comunque applicare questo stesso criterio a altre situazioni, perché in fin dei conti il modello si ripete. Se io ho uno scopo che voglio perseguire, ho un obiettivo che voglio raggiungere, sono disposto a fare sacrifici per questo obiettivo. Quali sono gli scopi, i valori e di conseguenza le priorità che si danno ad esempio i nostri clienti nelle loro scelte o i nostri familiari nelle loro scelte? In che modo queste scelte impattano sulle decisioni che prendono? E quindi qualcosa che devo conoscere per aiutarli a prendere le decisioni giuste, se sono per il loro bene. Comunque sia, questo è un aspetto che non possiamo derubricare, che non possiamo abbandonare, del quale dobbiamo necessariamente tenere conto nel momento in cui agiamo e vediamo gli altri agire. Buongiorno e buon caffè. Vi aspetto domani per un altro caffè, sempre qui, oppure su paolopugni.it dove li trovate tutti. Grazie.